Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Oggi c'è stata l'approvazione in Europa di un piano d'emergenza per quanto riguarda la malattia, soprattutto in Europa, ma c'è stata anche l'approvazione al Senato del decreto Cura Italia, dove diciamo è passato però con 144 sì, 99 no e 4 astenuti. Voi sapete che di solito il minimo è 100, non di solito, il minimo è 161 senatori per poter passare. Qui ci sono state moltissime assenze da una parte e dall'altra. Quindi il segretario intanto della Lega è intervenuto in Senato durante le dichiarazioni di voto sulla Cura Italia. Quindi Matteo Salvini ne ha per tutti nel suo intervento nell'emiciclo di Palazzo Madama, dove è intervenuto in occasione delle dichiarazioni di voto sul decreto Cura Italia, dove il Presidente del Consiglio ha messo la fiducia, la questione di fiducia, quindi nessun emendamento accettato come regola della questione di fiducia, però con la non accettazione degli emendamenti, cioè proposte di modifica su votazione. E con la fiducia si rischia anche di andare tutti a casa, perché se passa bene, se non passa, il governo automaticamente per legge è caduto. Quindi, a proposito del decreto Cura Italia, Matteo Salvini, leader della Lega, dice: non voteremo il decreto perché è una sostanziale presa in giro degli italiani che non vedranno una lira. E motivando il no del gruppo parlamentare leghista dicendo: abbiamo proposto tante cose per poi non vederne accolta neanche una. Con il rammarico che bisogna fare in fretta. Non basta dire che i sindaci e i medici sono degli eroi, non c'è una lira per loro. Siamo in tempo di guerra e siamo ancora ostaggio dei no. Dei sindacati, no alla burocrazia. Quindi Matteo Salvini poi aggiunge proprio l'esecutivo come dovrebbe essere, ricordando appunto al governo che dovrebbe essere prioritario dare aiuti alle famiglie, alle imprese italiane, ma in maniera concreta, invocando risorse dal momento che un mese di sequestro in casa inizia ad essere lungo. Non avete nemmeno voluto fare, come da noi proposto, un fondo per aiutare chi non ce la fa a pagare le bollette, perché se costringiamo gli italiani a stare chiusi in casa, aumentano anche le spese, ovviamente, la luce. Poi è arrivato l'attacco frontale al premier Giuseppe Conte. Gli voglio dare un suggerimento. Prima di promettere e illudere milioni di lavoratori e imprenditori facendo annunci in TV, le cose si fanno. Conte annuncia, ma poi i cittadini vanno in banca e ottengono zero. Qui il riferimento del numero uno del carroccio ai fondi annunciati dall'inquilino di Palazzo Chigi, che però dovrebbero essere sbloccati e dunque disponibili solo nella seconda metà del mese di aprile. Troppo tempo. 40 giorni a casa, senza stipendio, molte persone, senza nessuna entrata economica. Capite che questi ritardi sono inaccettabili, soprattutto in un momento di emergenza nazionale così grande. Matteo Salvini parla anche della finta solidarietà dell'Unione Europea, il cui Eurogruppo continua a litigare dal momento che non si riesce a trovare un'intesa nel nome della flessibilità in materia di Eurobond e Fondo Salva Stati. A causa dell'austerità del Nord Europa. Non abbiamo fondato l'Europa, anzi, noi abbiamo fondato l'Europa. Spero che gli europeisti abbiano capito che se l'Europa è fame, morte e sacrificio, non è il futuro che dobbiamo lasciare ai nostri figli. Riprendiamoci in mano il nostro paese senza andare con il cappello in mano da nessuno.
E così la sferzata del leader leghista che in seguito aggiunge: sono stufo di aspettare il permesso dall'Europa per salvare i cittadini italiani. E poi conclude: se il governo italiano dirà sì al MES, noi potremmo e porteremo la sfiducia al governo in Parlamento. Quindi una mozione di sfiducia che potrebbe essere proposta dalla Lega proprio per quanto riguarda l'utilizzo del MES senza l'autorizzazione del Parlamento e del Senato. Voi sapete che per firmare la modifica del meccanismo salva stati che viene richiesto, doveva essere firmata prima di questa tragedia sanitaria ed economica, è stato poi tutto bloccato, rimandato, però soprattutto se il governo dovesse accettare l'utilizzo del MES, deve comunque passare dal Senato e dal Parlamento. E Matteo Salvini proprio oggi aveva fatto sapere che se Conte o Gualtieri dovessero comunque autorizzare un prestito, anche senza condizioni, solo un prestito che venga però dal MES, sarebbe comunque qualcosa di illegale perché fatto senza l'autorizzazione del Parlamento. E proprio su quello che dice Matteo Salvini, povertà, esasperazione e paura, le periferie possono esplodere. Quindi tra povertà, disagio sociale, insicurezza e paura nelle periferie romane rischia di esplodere la rabbia dei cittadini esasperati. Quindi le periferie romane sono una bomba pronta ad esplodere da un momento all'altro. Nei palazzoni delle borgate romane la quarantena si vive in 6 o 7 confinati in pochi metri quadrati. E capite che il problema di questo. Mai come in questo periodo tra le case popolari si respira incertezza e preoccupazione per il futuro. C'è chi sopravvive con il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle, chi si arrangia con i buoni spesa del comune, chi, come dicono alla stampa, alcuni residenti di Tor Sapienza pensano anche ad assaltare i supermercati se dallo Stato non arrivassero soldi e aiuti, come già successo in alcune città del meridione. Tutti sono concordi nel dire che non si può andare avanti a lungo con la solidarietà. Solidarietà, quel poco che arriva a qualcuno e tutti gli altri. Quindi i numeri forniti dalla Caritas cercano di inquadrare questo fenomeno, questo momento. Quindi la richiesta di aiuti è aumentata dal 20 al 50% da quando è scoppiato ed è cominciato tutto. Molte famiglie, dicono dalla Caritas, hanno visto perdere il posto di lavoro e i poveri e i più deboli di prima lo sono ancora di più oggi con questa malattia in corso, assicura il responsabile Don Antonio Pompili della Caritas Romana. Sono quelli che si arrangiavano con i lavoretti in nero, ma anche i commercianti e chi ha aperto una partita IVA. Diciamo che la galassia di quelli che non hanno soldi sono tantissimi. Il commerciante che tirava a campare, oggi entrano 100 euro, domani pago 100 euro di luce, domani entrano 50 euro e pago 50 euro al comune di una tassa. Quindi gli equilibristi, quelli che tirano a campare a sera, oggi ho questi soldi, domani chissà. E ce ne sono tanti commercianti che erano già sull'orlo della chiusura: chiudo oggi, chiudo domani, chiudo tra un mese, magari entra qualcuno oggi in negozio perché non è entrato nessuno. Quindi non sono solo quelli che lavorano in nero, sono quelli con la partita IVA, sono tantissimi, non so, il taxi per esempio, il taxi lavora a giornata e nel momento. Se il taxi non lavora, il tassista è a casa e se non aveva messo da parte niente, che fa? Vive con i soldi presi dall'ultima corsa? Capite che la situazione è abbastanza grave, non solo nelle periferie romane, ma anche nei centri storici, dappertutto. In più con la costrizione di rimanere chiusi dentro quattro mura in casa con il caldo che comincia ad arrivare, capito?
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.